sono amori dei quali in televisione non si parla mai, tantomeno il sabato sera. Sono amori malati, amori perversi. Comunque amori, anche se disturbati, sgradevoli, marci. Ci sono persone che non riescono ad amare senza fare del male. E l'amore può fare molto male. L'amore è come i cavi dell'alta tensione. Ti appendi lassù e sei un funambolo, ma se il cavo si rompe e tocchi i piedi per terra, l'alta tensione ti uccide. Ci sono amori che ti uccidono dentro da piccolo. Ed è di questi amori che voglio parlarti. I bambini non si toccano. Sto parlando a voi, che siete nascosti tra noi e magari siete seduti a fianco di noi, perché avete facce semplici, comuni, amiche, familiari. È come se potessi vedervi tutti in faccia, smascherarvi. Ebbene, io vi parlo a nome di tutte quelle creature, pure e indifese, che con il vostro amore malato avete offeso, danneggiato. Per quelle infanzie deviate, per quella violenza che uccide due volte e per l'omertà che la circonda, io vi condanno. Non mi importa se anche voi da piccoli avete subito lo stesso. Non è una giustificazione, non è un movente. I bambini non si toccano e basta. Le leggi non bastano. Inasprire le pene non serve. Serve parlarne. Perché bisogna recuperare un codice interiore che in questa società sembra essere dimenticato. Non dobbiamo stare zitti, non dovete stare zitti. Lo so che state guardando. Solo voi sapete chi siete e che cosa provate. Io vi lascio nelle mani di voi stessi, perché non conosco magistratura più spietata. Ma da madre, da figlia, ma soprattutto da essere umano che ama, amato e ha sofferto per amore, io vi dico, i bambini non si toccano, mai. Sogni da bambino non hai. Io non so come fai.
coriandoli, riusciremo a proteggerli da questa bestialità. Smascheriamo quegli uomini del mercato degli angeli sui computer inconsapevoli. Io non so come fai quando apri quei file di foto mute che urlano un mondo impotente che poi non si accorge di te, che quei sogni da bambino non hai. Grazie alle voci bianche di Novara e a Danilo Amerio che insieme ci hanno regalato un momento importante, molto importante. E insomma, sono molto onorato. Ce l'hai e funziona? Ce l'ho. E Questo è veramente qualcosa di importante che tu hai fatto con questi ragazzi, perché avere il coraggio di parlarne, di mettere il proprio impegno, il proprio lavoro in questo mondo così diverso distratto. Ti fa veramente onore. E ti ringrazio, e ringrazio voi per aver avuto la sensibilità di capire questo progetto, di ospitarci. È un piacere enorme per noi farlo ed è una cosa da servizio pubblico. Grazie. Grazie al telefono grazie, azzurro, ragazzi. Grazie.